usare il cucciolo. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di social network e per esempio Instagram, che in questo mese ha raggiunto i 19 milioni di utenti mensili in Italia. Social network infatti non sono un problema, ma bensì una risorsa. Infatti in questi ultimi anni abbiamo anche assistito a una loro crescita, come abbiamo detto prima, Instagram. Invece da parte di Facebook c'è stato un cedimento. Ask me! Nome? Marita. Carmine. Cognome? Cotellaro. Aiello. Anni? 14. 14. Residenza? Pompei. Pompei. Diocesi? Pompei. Pompei. Quali sono i social network che utilizzi maggiormente? Instagram e YouTube. WhatsApp e Instagram. In base a quali caratteristiche preferisci un social a un altro? Tra tutti i social preferisco Instagram, perché sono una ragazza che si fa molto influenzare e amo gli influencer. Io tra tutti preferisco Instagram perché ci sono delle cose bellissime. Che influenza hanno i social sul tuo stile di vita? I social, come già detto prima, influenzano molto la mia vita. I social mi influenzano gran parte della mia vita. Hai mai ricambiato un follower di uno sconosciuto? Sinceramente sì, perché ho pochi follower, allora ricambio i follower di uno sconosciuto. Sì, avere più follower è bello. Hai mai messo un like tattico? No, perché li mettono a me i like tattici. Ovvio. Riesci ad immaginare la tua vita senza social network? No. No. Secondo te, che futuro si prospetta per i social network? Secondo me i social network si evolveranno col passare del tempo e diventeranno sempre più indispensabili per l'uomo. Secondo me invece rimarranno così identici per tutti gli anni a venire. Preferisci interagire con una persona da vicino o usando i social? Mi piace più interagire con le persone da vicino, poiché mi sento molto più a mio agio. Invece io preferisco molto più i social. Usi gli effetti per le foto? Sì, raga, ovviamente. Io solo per le foto più importanti. Quali sono i tuoi social preferiti? Il mio social preferito è WhatsApp, perché posso parlare in tempo reale con le persone. Il mio invece è Instagram, perché io faccio molto pubblicare foto. Infine, i social network hanno molti pro, come conoscere le persone e sapere cosa fanno in tempo reale. Ma anche molti contro, come per esempio causare dipendenza oppure la perdita della propria privacy. Il video si volge a termine, vi mandiamo un grosso bacione. Ciao cuccioli! E cuccioli!